Enrico Silvestrini e Lorenzo Balducci sono i protagonisti della commedia corale Good As You. In amore ci sono i raffinati. Quanto sei dolce ad esempio. Gli irruenti. L'amor di mia vita. I romantici. Stai passando come una rosa senza rocciata. I disincantati. I passionali. Gli indecisi. I sentimentali. Poi se è un posto carino dove stare, potrei venire da te. Che cos'è per te Good As You? La massima espressione della serenità umana. Vista sotto tutti i punti di vista, non solo quello dell'universo gay. Forse l'universo gay è un pretesto per poter affermare con convinzione quanto sia importante, fondamentale e urgente l'idea di vivere la propria vita nella maniera in cui ognuno ha scelto di vivere. Spesso in amore gli opposti si attraggono. O no? Lesbiche ci hanno soffiato la scienza. Buonasera. Abbiamo tratteggiato, descritto 8 personaggi di cui alcuni sono tra virgolette degli stereotipi del mondo omosessuale, senza paura, col coraggio di rappresentare anche loro, che so, c'è la lesbica mascolina, il maschio particolarmente effeminato, però ci sono altre tipologie poco presenti nella rappresentazione cinematografica in genere e in cui quasi tutti si potranno riconoscere, ma l'idea di mettere tutti e tutto coraggiosamente all'interno di un film, a me questo ci sembra un grande pregio. Francesca, questo è un ragazzino. Senti Claudio, non cominciare, eh? È carino, è colto e fa l'architetto. È noioso, si vede già dalla foto. Sì, è noiosa anche questa? Vabbè, le foto vengono tutti bene, cioè poi magari dal vivo non è neanche tutto sto granché. Adelchi è un control freak che è ossessionato dall'ordine, l'ordine delle cose, l'ordine nelle relazioni, nei rapporti, qualunque tipo di rapporto, dalla sorella al migliore amico, al fidanzato, soprattutto il fidanzato cerca di avere un controllo quasi da regista che lo porta poi a snaturare la bellezza di un rapporto. È quasi più importante per lui l'idea di avere un fidanzato che averlo, che viverlo. Che c'è? Non c'è nessuno, nessuno. Andiamo via? Ma come andiamo via? Dopo mezz'ora di traffico. Prendi il menù. Ho visto adesso Claudio e Silvia. Sono andata in bagno, sono sicura. Madonna, ragazzi. E Mara, che fai? Cosa prendi? Ah, per il momento niente perché devo andare un attimo al bagno. No! Ma il mio personaggio è assolutamente una lesbica butch veracissima, quindi è mascolina, è estremamente impetuosa, verace, crede fortemente nell'amore e fa dell'amore la ragione della sua vita, quindi tifosa della Roma sfegatata. Io non sono assolutamente tifosa, cioè del calcio non mi interessa nulla, però è assolutamente il personaggio più vero, più sincero, più leale e in realtà io la trovo di una tenerezza disarmante. Gli volevo regalare un viaggio, un altro che viaggio, fa un bello, l'ho fatto, era pure bello grosso. No! Credi che non posso essere più maschio di te? Per la prima volta sullo schermo tutte le coppie sono coppie omosessuali e lesbiche, ma non per questo è un film solo per omosessuali e lesbiche, assolutamente no. Quello che si vedrà è uno spaccato della vita italiana, in particolar modo romana, di un gruppo di ragazzi che sono tutti che vivono la propria quotidianità, la propria omosessualità in maniera libera, senza stress particolari. Ti piace come ho sistemato le candele, Chicca? Ho visto che erano messe così in una rivista d'arte, quella... Vanity Fair? Brava, quella! E poi ho visto un sacco di altre idee, sempre per casetta nostra, e... Marina, frena. Ti ho detto che ci dobbiamo pensare o sbaglio? Vabbè, ma ci vuoi stare con me o no? Eh sì, ma lo capisci che vivere insieme è un altro discorso? Il set era scansionato, era un set concentrato su quello che si doveva fare, anche perché avevamo poco tempo e dovevamo ottimizzare e concentrare le nostre forze verso quell'obiettivo, l'obiettivo di fare la cosa migliore nella maniera migliore. Però avevamo anche tanta voglia di divertirci e di divertire e ci siamo divertiti tantissimo. Posso prendere una bella analfa leccata?
punto di vista secondo me è diverso rispetto al modo in cui si raccontano i film con storie, diciamo, con personaggi omosessuali e lesbiche, nel senso che è all'interno, ma non è all'esterno, non è un punto di vista esterno di qualcuno che racconta quel mondo, ma è all'interno. E questo spiazzerà e divertirà molto lo spettatore, ne sono sicuro. Good as you. Tutti i colori dell'amore. E tu che ci fai qua? Mammografia? Sì, vabbè, ti piacerebbe. Ah, con quello che l'ho pagato. Dal 6 aprile, al cinema. Ciao spettacolo, che spettacolo. Ciao spettacolo, che spettacolo. Mi raccomando, vi aspetto nelle sale dal 6 aprile a vedere Good as You. Vi divertirete tanto e avete anche un'occasione per riflettere. Spettacolo, che spettacolo. Venite dal 6 aprile al cinema, Good as You. Ciao.